Padre Paul Glynn è un prete marista, autore del libro Pace su Nagasaki. Il libro tratta della incredibile storia del dottor Takashi Paolo Nagai e della sua conversione alla fede cattolica. Padre Paul ora vive a Sydney, in un monastero mariano, e sta lavorando ad un nuovo libro. Questa intervista in primo luogo è un atto di ringraziamento a lei che ci ha permesso di conoscere la persona di Nagai, un medico radiologo giapponese sopravvissuto alla bomba atomica di Nagasaki. Di tutte le vicende della vita di Nagai, qual è quella che le sta più a cuore? Il più importante episodio è il giorno in cui cadde la bomba atomica. L'ospedale era completamente distrutto, così Nagai andò sulla montagna e creò un punto di primo soccorso. Un dottore che lavorava con lui disse che continuava a guardare alle persone che salivano dalla città cercando sua moglie. Alle 4 del pomeriggio lui balbettò: è morta, e collassò. Era anche stato ferito. Ora, il giorno dopo, quando un altro dottore lo sostituì, andò nel quartiere distrutto dove si trovava la sua casa e impiegò un po' di tempo a trovare dove fossero i resti della sua casa. Nella cucina c'era un mucchio di cenere e ossa, non poteva credere che questa fosse sua moglie. Cadde a terra e pianse come un bambino. Dopo, nel momento in cui si mise a raccogliere i resti di sua moglie per seppellirli, vide il suo rosario, tutti i grani sciolti, ma la croce di acciaio intatta. Smise di piangere e ringraziò Dio perché era sua moglie. Era morta tenendo in mano il rosario che amava tanto. Disse che quello fu per lui un momento di grazia. Qualche tempo dopo il vescovo gli chiese di parlare in nome dei laici ad una cerimonia e lui disse di ricordarsi che siamo in una città in cui molti martiri sono morti per Cristo, per questo accettiamo la morte. Dio non ha voluto la bomba, ma Dio è venuto dentro la sofferenza e ci ha portato pace. E ricordiamo le parole del Vecchio Testamento: offriamo questi morti al Signore nella certezza che Dio è ancora lì. A questo punto un uomo si è alzato e ha urlato: blasfemia, non provare a dare dignità con questa tua predica da 4 soldi a qualcosa che è profondamente malvagio. Il dottor Nagai rispose tranquillamente che capiva, che era quello che aveva pensato anche lui quando ha trovato i resti di sua moglie. Ma noi abbiamo la fede e noi sappiamo che i nostri morti sono in paradiso, perciò possiamo accettarlo. Che cosa è cambiato nella sua vita dopo il suo incontro con la persona di Nagai? Ho realizzato l'importanza di lavorare per la riconciliazione, perché lui ha lavorato molto per la pace. Lui ha detto ai giapponesi: non condannate gli americani. Abbiamo tutti sganciato la bomba atomica. Noi giapponesi abbiamo bombardato villaggi indifesi in Cina. Dai suoi libri sono rimasto molto colpito di come, nonostante sua moglie fosse morta nel bombardamento e lui avesse perso tutto, non portava odio per nessuno. Era uno spirito francescano. Come Francesco d'Assisi era un soldato e poi è diventato un uomo di pace.
Francis of Assisi. È questa fede che il dottor Nagai testimonia a tutte le persone a Nagasaki, questa fede nel rosario, in Dio, è quello che cambia la posizione di tutta la città. Perché c'è stata una bomba sia a Hiroshima che su Nagasaki, ma la posizione delle persone nelle due città è diversa. Quando stavo scrivendo il libro, sono andato ad Hiroshima il 6 agosto, il giorno in cui cadde la bomba, e poi il 9 agosto a Nagasaki, e ho detto ad un gruppo di giornalisti, c'è un'atmosfera diversa ad Hiroshima rispetto a Nagasaki. Mi dissero che tutto ciò si riassume in due parole, Icarino Hiroshima, Hiroshima arrabbiata, e Inorino Nagasaki, Nagasaki in preghiera. E questo è dovuto all'influenza del dottor Nagai. La preghiera fu portata nell'orrore di Nagasaki. Hiroshima, che è comprensibile, rimane nell'odio verso gli americani, mentre Nagasaki trovò pace nella preghiera. Che cosa può comunicare la vita di Nagai alla nostra società moderna? Una società dove l'individualismo è così predominante e le persone non sono in grado di avere a cuore il bene dell'altro? In che modo la vita di Nagai può essere un esempio rilevante per l'uomo di oggi? Lui è stato influenzato anche dal buddismo. L'Occidente dà troppa importanza alla testa. L'Oriente vede una maggiore importanza nel cuore. In quella preghiera in Buzi, si prega ora. Quando preghi non ti importa dei fallimenti passati o delle preoccupazioni future. Sei in presenza di Dio ora e nel cuore. Quando studiavo il buddismo, mi ha colpito la somiglianza tra la preghiera buddista e la nostra. Gesù ha detto, dacci oggi il nostro pane quotidiano. La preghiera buddista è adesso. In questo momento, nella presenza di questo uomo santo nella terra santa che noi chiamiamo paradiso. È una preghiera del cuore, non della testa. La testa può essere un buon posto per iniziare una preghiera, ma non per finirla. In altre parole, la vera preghiera è del cuore. Prayer ends up in love.